Lo Sport, in collaborazione con... Perché visitare la nuova grande esposizione di Pegaso? Per il vasto assortimento di mobili d'arte, per gli arredamenti in pino massiccio su misura, per i bellissimi mobili in arte povera e soprattutto per non perdere le incredibili offerte. Siamo molto contenti per il risultato della partita e anche per lo sviluppo, perché noi sappiamo che non possiamo dare un colpo del KO molto presto nella partita per il nostro modo di giocare. Noi siamo una squadra che deve lavorare ai fianchi gli avversari, siamo, passatemi il termine, siamo un passista del ciclismo, non siamo degli sprinter. Quindi dobbiamo anche entrare nella consapevolezza che per come giochiamo noi è difficile che dopo il secondo quarto abbiamo un grande vantaggio. Noi dobbiamo essere lì presenti con la testa, accettare che gli avversari ci vengano dietro nel nostro ritmo, però la squadra ha giocato con grande disciplina in attacco, che è una parola che mi sentono ripetere dal 20 agosto continuamente, e con grande prontezza in difesa, proprio per contrastare la grandissima capacità che ha Biella di prendere, mantenere e concretizzare i vantaggi che, nei primi secondi dell'azione. Sapevamo che loro sono una squadra che gioca a ritmi altissimi, gioca a moltissimi possessi, e volevamo appunto rallentarli e giocare a ritmi molto più bassi. L'abbiamo fatto anche quando siamo andati sul più 10, più 15, potevamo in quel momento magari alzare un po' il ritmo, data l'esaltazione e tutto, invece siamo stati bravi a stare lì, andare piano, farli ragionare, farli lavorare, quindi i frutti alla fine si sono visti. Lo Sport, in collaborazione con... Pegaso, mobili per sempre. Strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Aperti anche la domenica pomeriggio. Il Meteo, in collaborazione con... Risparmia sulle spese di riscaldamento senza trovarti in mano un pugno di sabbia. Da Punto Fuoco trovi 50 stufe e caldaie a pellet Montegrappa in esposizione da €950 più IVA. Installazione e assistenza. Tasso zero sino a €5.000. Un rialzo della pressione, unitamente a correnti secche settentrionali, favoriscono per domani una bella giornata di sole, con al più velature o strati di passaggio in giornata. Temperature minime in calo, congelate in pianura. Punto Fuoco vi invita tutti i mercoledì dalle 18 alle 19 a un corso gratuito per la manutenzione, la pulizia e la programmazione delle stufe a pellet. Per partecipare prenotatevi allo 0131 89 44 03. Le luci per rischiarare il buio della sera, il profumo della cannella e degli aromi, una tazza bollente per riscaldare il corpo e l'anima, la musica a rievocare ricordi lontani e i sapori tipici della tradizione. Tutti i sensi sono coinvolti nella magia del mercatino di Natale di Rovereto, dove si possono trovare prodotti enogastronomici, artigianato e dolci della tradizione natalizia. Nelle casette in legno trovano spazio grandi e piccole idee regalo, manufatti originali e tantissima creatività, presentati con originalità e gentilezza dagli espositori. Il mercatino di Natale di Rovereto vi aspetta fino al 6 gennaio 2015.